Questo servizio, diciamo, c'era già presente. Abbiamo riumanizzato il servizio per i cittadini e anche soprattutto per gli operatori che erano in una condizione poco adeguata. Poi ci sarà un ulteriore aumento, stanno arrivando anche le nuove ambulanze. C'è una riorganizzazione su tutto il mondo del 118 che sapete a livello regionale insieme all'attivazione dell'112 che è molto importante perché ricordiamo, approfitto per dire che l'112 è la centrale di riferimento per tutte le emergenze, consente di selezionare le esigenze del 118 e fa convergere la più vicina ambulanza nel luogo dove c'è la richiesta, quindi si riduce tantissimo lo spreco di doppie chiamate, triple chiamate che ci sono purtroppo in queste situazioni. Il cittadino vede qualcosa che non va, interviene. I luoghi in realtà ce li abbiamo organizzati male. Noi in quest'anno siamo proprio concentrati sulla riorganizzazione del territorio, abbiamo già fatto un atto in virtù del DCA della rete regionale, sappiamo che il Ministero l'ha sdoganato proprio all'inizio di questa settimana, quindi ci aspettiamo che anche il nostro atto venga preso in considerazione presto dalla Regione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è fare in modo che ci siano luoghi che sono le future case della comunità come Tauria Nova, che abbiano tutte le specialità necessarie, in modo che il cittadino abbia un luogo dove trova tutto. Poi invece per le parti più periferiche, dove non possiamo dare una risposta così di dettaglio, dobbiamo attivare una presenza, ma che sia una presenza anche quella utile, evitare di mandare un medico per 2 ore, perché per 2 ore è poco produttivo. Si tratta di organizzare magari una giornata alla settimana, ma anche ogni 15 giorni che mette insieme tutte le persone che hanno bisogno del controllo del diabetologo piuttosto che del controllo dell'internista, in modo che il paziente in quella giornata ha sicuramente la risposta. Un'ora qui, un'ora là, è molto inefficiente il sistema e quindi stiamo riorganizzando con questa logica. Cambia la qualità del servizio, nel senso che gli operatori che prima erano in condizioni veramente precarie diciamo, svolgevano un servizio con la conseguenza che non essendo nelle migliori condizioni magari poteva determinare e poteva incidere sulla qualità del servizio. Oggi noi offriamo all'ASP in virtù, diciamo, di una collaborazione molto importante che si è sviluppata qui insieme ai vertici dell'ASP e soprattutto con la dottoressa Di Furia, veramente molto disponibile. Abbiamo nell'ambito, diciamo, di questa collaborazione dato i locali e approntato una condizione, chiamiamola alberghiera per il 118, che è fra le più belle, diciamo, della Calabria, con naturalmente l'attività da parte dell'ASP di implementazione di quelli che sono i servizi che forniscono l'intera area del territorio. 118 parte da qui per andare a servire, diciamo, l'intera piana, quindi è importante che gli operatori siano messi nelle migliori condizioni per poter prestare il miglior servizio, diciamo, di soccorso agli utenti che poi ne richiederanno il servizio e quindi ne avranno bisogno.